Buon pomeriggio a tutti. È acceso? Sì. Ok. Questo talk è dedicato a Askubuntu, che è una community online di persone che utilizzano Ubuntu e che si aiutano a vicenda nel risolvere dei problemi oppure rispondere a delle domande. Perciò il titolo, appunto, aiutare anche senza saper programmare, perché si può essere parte della community del software libero e si può dare una mano anche a altre persone e contribuire alla diffusione del software libero senza essere in grado anche di programmare, perché ci sono tante altre cose su cui si può lavorare, dalla documentazione al wiki alle traduzioni e anche all'aiuto degli utenti. Allora, per chi non era qua un'ora fa, io sono Andrea, lavoro come sviluppatore e faccio parte della community di Askubuntu e anche di Gimp Italia. Allora, qual è il problema delle persone che si trovano a dover risolvere un problema? E queste persone di solito cercano magari su internet una soluzione o comunque hanno bisogno delle risposte. E ci sono le solite difficoltà con cui si trovano a che fare. Innanzitutto, magari si trovano delle informazioni vecchie, quindi sì, c'è la soluzione, però era valida per una versione di Ubuntu di 7 anni fa e quindi a me non serve. Oppure ci sono molti forum in cui uno dice: beh, la soluzione la trovi qua, e ti mette il link. Naturalmente, appena vado a cliccare il link, scopro che il sito non è più online dal 2008. A quel punto sono di nuovo fregato, perché non trovo la soluzione. Naturalmente c'è chi poi la cerca magari su copie di archivio, di web archive, eccetera, però non sempre si trovano. Oppure, un altro problema che si scontra sia nelle community che nei forum, è che sostanzialmente la gente perde tempo a chiacchierare di tutto e di più, quindi usi il forum per parlare del problema, ma anche di altre cose, oppure perde 4-5 messaggi per chiedere un chiarimento, di cambiare un comando, eccetera. E quindi c'è un sacco di rumore di fondo che diventa difficile a quel punto seguire il passaggio dal problema alla soluzione. Tutto quello che c'è stato in mezzo, se io cerco una risposta, non è che mi interessi tantissimo leggere gli affari di tutti i soci del forum, mi interessa vedere la soluzione, il resto è relativamente meno importante. E poi chiaramente ci sono alcuni casi di community in cui capita sempre il tizio o i tizi che devono dare una soluzione. Quindi non è importante se quello che dicono ha senso, l'importante è che intervengano sempre, quindi ti partono delle soluzioni che non hanno un senso logico. Non so se vi è mai capitato, a me sì, ma penso anche a voi, che magari uno naviga su un sito, legge un tipo che ha un problema, e quando vedi un altro che gli risponde fai questo, fai quello, ti metti le mani nei capelli e pensi: ma che senso ha questa cosa? Non ha senso dal punto di vista tecnico, non ha senso magari neanche dal punto di vista grammaticale, è solo uno che doveva dire qualcosa per dire, ma non per contribuire, solo perché doveva essere protagonista. Allora, in quel caso c'è bisogno che altre persone magari facciano notare che la soluzione non era corretta. Tanto perché questa presentazione è stata originariamente proposta alla Debian Ubuntu Community Conference Italia, abbiamo preso come esempio il gruppo Facebook di Ubuntu Italia, che ci offre alcuni esempi di errori o comunque problemi che ci possono essere. Per esempio, questa persona ha iniziato un post per chiedere una cosa, ma il problema è che l'introduzione è per 3/4 aneddoti vari su: oh sì, mi trovo bene con Ubuntu, che bello che è, bla bla bla, sì, però qual è il tuo problema? Allora arriva al punto, e in quella immagine potete vedere che il problema, sottolineato in colore arancione, è solo una riga e mezza rispetto a tutto quello che era l'introduzione. E poi magari c'è anche un'altra domanda che è relativamente più generica, tipo: mi date dei tutorial o altro, che vabbè, cioè non siamo qui per questo, ma se il tuo problema è il wifi, risolviamo il problema del wifi intanto, poi il resto si fa dopo. Allora, quali sono state le soluzioni proposte dalle persone? Allora, naturalmente il primo è: cerca su internet col nome del modello, bla bla, sì, ok, se l'utente non è proprio un cretino, probabilmente l'ha già fatto, se è venuto a chiedere perché non ha trovato. Quindi magari dire arrangiati non è la cosa più utile del mondo.
Poi arriva il tizio che si lamenta perché i driver del wifi non funzionano, oppure ci vogliono troppo tempo per l'aggiornamento, eccetera. Anche questo non serve assolutamente a nulla. Finalmente arriva qualcuno che propone un suggerimento e linka, guarda caso, a Scubuntu. No, anzi, questa è la versione italiana, chi è di Ubuntu IT, però il funzionamento è lo stesso praticamente. E poi un'altra persona gli propone di installare un pacchetto, e quindi questo è utile, cioè almeno prova a dare una risposta. E poi naturalmente il fenomeno di cui parlavamo prima, che deve assolutamente intervenire, gli dice di aumentare la RAM, perché è evidente che se il Wi-Fi non funziona, mettendo 4 giga di RAM in più, magicamente il driver deciderà di funzionare, no? E poi altre cose che non sto qua a leggere perché sono dei deliri allucinanti. Però il punto è che in tutto ciò ci sono tanti messaggi che non servono a nulla e qualche messaggio che cerca di aiutare. Però il problema è che chi andrà a leggere poi il tutto non è in grado di distinguere, oppure non riesce facilmente a distinguere, perché dovrebbe leggere tutto prima di decidere cosa che vale e cosa non vale. Vediamo un altro esempio. Sempre relativamente allo stesso post, una persona gli chiede di eseguire un comando di diagnostica e quindi di postare l'output. Benissimo, questo ha senso. Poi l'utente di prima arriva a dire che l'ha risolto, ma naturalmente non dirà mai come l'ha risolto, perché sono i classici segreti di Stato, no? Prima chiedo aiuto, poi risolvo, e devo aspettare che ci sia quello sotto che gli chiede: scusa, ma ce l'ho anch'io il problema, non è che potresti dirmi magari come l'hai risolto, così lo risolvo anch'io? No. Bisognava aspettare che te lo chiedesse qualcuno? Boh, evidentemente sì. Questa è la piaga definitiva assoluta del gruppo Facebook di Ubuntu Italia, quelli fissati con l'LTS. Quelli, secondo tutti i problemi del mondo, compresa la guerra, la fame nel mondo, eccetera, si risolvono usando versioni LTS di Ubuntu. E chi non usa l'LTS è un imbecille, tanto che a volte gli dicono: bene, divertiti. Non hai messo l'LTS? Bene, affari tuoi. Questo è l'atteggiamento di alcune persone che sono convinte, dalla loro altissima preparazione di aver letto Linux Magazine una volta, che la versione LTS risolve tutti i problemi del mondo. Non è esattamente così, cioè ci sono cose un po' più complesse di queste, però alcuni fanno così. E poi l'aneddoto tipo: io ci ho messo tanti mesi a risolvere sul mio vecchio portatile, vabbè, ok, e quindi? Boh, non lo so, però l'ha scritto. Ok, prossimo esempio. Per fortuna tante parti della domanda sono effettivamente la domanda, quindi non ci sono tanti aneddoti e cretinate varie, però piccolo dettaglio: questa persona si è dimenticata di scrivere qual è il modello della scheda audio, quindi ho un problema con la scheda audio, punto. Ok, però sapere il modello sarebbe utile, perché se mi dici il modello magari ti do una mano. Quindi sicuramente qualcuno gliel'avrà chiesto come primo messaggio. No, ovviamente, usa Linux Mint. Se hai un problema con Ubuntu, usa Mint. Questa è l'altra versione di quelli dell'usa LTS, questa addirittura cambia distro, perché l'atteggiamento di alcuni è: usa Mint, comunque. Mi si è forata la gomma della macchina, usa Mint. Eppure è così, cioè alcuni hanno questo atteggiamento qua. E i loro contributi sono colorati allo stesso modo, con lo stesso font, eccetera, di tutti gli altri. Quindi uno deve leggersi tutti i post per capire qual è il post utile da quello meno utile, no? Eccolo qua di nuovo l'LTS. Se uno usa una semestrale, poi direi che non dovrebbe lamentarsi. E sotto: ok, hai ragione, divertiti. Sempre la stessa persona due volte. Anche questo non è un atteggiamento utile a nessuno. Primo, perché se non hai da dare una soluzione, almeno un suggerimento, stai zitto, che fai prima. Cioè. Oppure se vuoi chiacchierare, lo porti su un post per chiacchierare. Finalmente qualcuno chiede un chiarimento. Usa la 1602. Questo era il nostro amico di prima dei 4 giga di RAM. La 1602 la usa solo lui, perché non esiste, non è mai stata rilasciata. Attenzione, oppure Mint. Chiaramente. Ecco. E quindi possiamo riassumere i problemi oggettivi di Facebook come: è difficile categorizzare le domande, perché Facebook e i gruppi non sono fatti per chiedere supporto tecnico, quindi non puoi dividere per esempio le domande sulla RAM o sul kernel, le domande sull'interfaccia grafica, non è possibile differenziarle. Poi non è chiaro se il problema è risolto, perché i post su Facebook non hanno la casellina con scritto risolto, e quindi è difficile anche quello. È difficile formattare, anche là voglio vederti a copiare l'output del terminale dentro Facebook e sperare che sia leggibile, perché è tutto scritto in un font sans serif, quindi non puoi leggerlo praticamente.
ci sono un sacco di doppioni anche lì, perché le persone hanno difficoltà a cercare se il quesito era già stato chiesto, perché Facebook non è fatto per quello, non è colpa neanche tanto delle persone la cosa dei doppioni, è solo che i doppioni sono difficili da trovare. E naturalmente ci sono i consigli randomici, i troll di Mint, quelli dell'LTS, solita roba. Perciò Facebook non è la piattaforma più adatta per fare aiuto e supporto tecnico alle persone che usano Ubuntu, come anche qualsiasi altra distribuzione non sarebbe adatto, perché non è fatto per quello. Facebook è un social e serve per chiacchierare, per postare le foto dei gatti e per condividere fake news, basta. Cioè. Bene, allora vediamo i forum, no? Questo è il forum di Ubuntu Internazionale e vedete che il problema è quella frase scritta in arancione là in alto, che è il titolo del thread, benissimo, e per dare la soluzione, che è un errore col gestore pacchetti praticamente, ci sono 9 pagine che contengono 87 messaggi, di cui sicuramente qualcuno gli avrebbe chiesto per favore posta l'output di questo comando, e l'altro avrebbe risposto ok, fatto, e poi avanti così, finché alla fine non è arrivata la soluzione e poi qualcun altro si sarà messo a chiacchierare. Anche questo a volte è un po' scomodo, e lo dico da amministratore di un forum di Gimp, però a volte i forum non sono la cosa più adatta per risolvere i problemi tecnici, dipende dal tipo di domanda. Allora, per tutti questi problemi, per risolvere questi problemi, è nata la community di Ask Ubuntu, che in realtà fa parte di un network più grande, perché fa parte di un network che si chiama Stack Exchange. E la storia, molto brevemente, è che nel 2008 è nato un sito web chiamato Stack Overflow, che viene utilizzato per quesiti relativi alla programmazione. Poi, nel 2010, i gestori di Stack Overflow hanno deciso di estendere un network di siti, che adesso sono 166, però si possono proporre degli altri, che si occupasse di varie community. L'importante è che le community avessero uno scopo preciso. Per esempio, c'è una community che parla di Ubuntu, appunto è Ask Ubuntu. C'è una community che parla di Mac, c'è una che parla di Android, una che parla, che ne so, di giardinaggio. Cioè, ogni community ha uno scopo specifico e le persone che partecipano alla community accettano partecipare, di aiutarsi, però senza andare fuori tema, senza scrivere di argomenti che non riguardano quello. Oggi Ask Ubuntu ha oltre 260.000 domande, oltre 340.000 risposte e 430.000 utenti praticamente. Quindi è una community ovviamente di livello internazionale che si sta diffondendo e prendendo piede bene. Tra l'altro, se vi capita di cercare su Google problemi con Ubuntu, se cercate in inglese o comunque un messaggio di errore eccetera, uno dei primi risultati sicuramente sarà di Ask Ubuntu nella maggior parte dei casi, e potete entrare e leggere le risposte. Naturalmente non c'è bisogno di iscriversi solo per leggere, potete leggere quello che vi serve. Se volete partecipare potete creare un account e contribuire al sito. Adesso vediamo come funziona e perché comodo per certi versi, più funzionale rispetto a un forum o sicuramente rispetto a un gruppo Facebook. Allora, il problema di prima che aveva quella persona col gestore di pacchetti, su Ask Ubuntu questa è l'intera pagina con tutte le domande, la domanda e tutte le risposte. C'è una domanda che viene taggata, quindi non ci sono delle categorie rigide, perché una domanda potrebbe finire su più categorie, viene taggata e posta. Semplicemente ha un titolo e una descrizione che si può formattare se serve aggiungere codici, eccetera. E poi le persone iniziano a rispondere. E se serve, ma raramente, si lasciano alcuni commenti che però comunque potrebbero venire ripuliti in qualsiasi momento se diventano obsoleti o diventa troppo chiacchiericcio, vengono spazzati via i commenti praticamente. È tassativo che tutti i post che vengono postati come risposte siano effettivamente risposte, perché altrimenti si flaggano ai moderatori, oppure se avete una certa esperienza si potete anche cancellare direttamente, vengono cancellate le risposte che non sono effettivamente risposte, come anche le domande che sono duplicate vengono chiuse come duplicate. Tra poco vediamo come funziona. Quindi rispetto alle 9 pagine e 87 messaggi di prima, per lo stesso problema su Ask Ubuntu viene fuori una pagina così.
Questo è anche quello che la gente apprezza, perché risparmia tempo senza leggere tutte le chiacchiere o tutte le cose. Se io devo chiedere alla persona di modificare, di aggiungere l'output di un comando, non è che la persona mi risponde buttando sotto l'output del comando, ma semplicemente modifica la domanda iniziale integrando le informazioni, quindi la domanda si migliora sempre di più e il contenuto della domanda arriva a un livello che è molto preciso, molto chiaro e ben taggato, perché poi questi post sono entro certi limiti modificabili anche dagli altri, quindi diventano una sorta di wiki. Se io vedo che uno ha scritto una domanda ma non l'ha formattata, il codice è illeggibile, faccio due clic, seleziono il codice, gli dico questo è un codice e la formattazione improvvisamente migliora. E questo richiede poco sforzo da parte di tutti, quindi è uno sforzo distribuito. Questo si rende possibile grazie alla reputation, detta anche rep. Praticamente io quando entro nella community inizio con un profilo che ha un punto, un semplice punto. A meno che io non sia stato già iscritto su Stack Overflow o su un altro sito del network e abbia una reputazione positiva, allora mi vengono dati 100 punti di bonus. Quando posto una domanda, ogni volta che qualcuno mette un voto positivo, quindi una freccia su, io guadagno 5 punti. Se invece è una risposta, ogni freccia su diventano 10 punti. Mentre sia una domanda che una risposta negative, quindi che ricevono un voto negativo, mi fanno perdere 2 punti. Questo consente intanto di avere la possibilità di ordinare le risposte in base al punteggio. Quindi se ci sono due risposte alla stessa domanda, quella che ha 89 punti sta sopra quella che ne ha 4, per dire. E perciò chi legge la pagina tendenzialmente va a leggere prima le risposte più votate, e poi c'è anche la possibilità di accettare le risposte, quindi chi ha fatto la domanda può decidere di mettere una grossa check mark verde di fianco alla domanda, alla risposta che lui ha trovato più utile per il suo problema. Sicché se io vedo la grossa check mark, a quel punto so che molto probabilmente quella è la soluzione che vale anche per me, e quindi mi risparmio di leggere le altre. E posso anche filtrare le domande per vedere quelle che hanno avuto un'accettazione. Ecco, e il fatto di avere un punteggio non è solo per dire ah che bello, oggi ho avuto 10 punti in più, ma in realtà consente anche di distribuire la possibilità a tutti gli utenti di partecipare alla moderazione, alla cura dei contenuti, alla modifica dei contenuti e altre azioni che richiedono magari una certa affidabilità. Quindi risolviamo il problema che ha ad esempio Wikipedia, per cui le persone su Wikipedia possono modificare, di conseguenza arrivano tante persone intelligenti e che vogliono portare un contributo, arriva qualche imbecille che scrive idiozie, il che significa che ci vogliono altre persone che controllino sempre le modifiche e eventualmente le portino indietro. D'altra parte un wiki completamente chiuso diventa inutile praticamente e non è neanche bello. Invece questo è un trade-off utile, sì, perché consente di controllare quello che scrivono le persone. Quindi se uno ha ad esempio 500 punti può accedere alle code di review dei contenuti, se ne ha 3.000 può votare per chiudere una domanda e così via. I contenuti si possono flaggare a seconda della reputazione, si possono o flaggare o votare per la chiusura per vari motivi, off topic o duplicato. Soprattutto duplicato è importante chiudere le domande che sono doppioni. Quindi la partecipazione si riduce a fare una domanda, che è prima la ricerca, poi specificare chiaramente l'obiettivo e evitare informazioni superflue. Vi vorrei mostrare soprattutto questa quote di John Skitt, che è un famoso utente. Cioè, scrivi, migliora la domanda fino a che non la puoi leggere e pensare che se solo sapessi la risposta sarebbe un piacere fornirla. A quel punto, allora è il momento giusto di postare la domanda e aspettare le risposte. Non così. Questi sono i classici post che vengono chiusi dopo 30 secondi. Tipo, hi, I need help urgent, please, can someone help me? Che tra l'altro era un duplicato di un'altra domanda. Quindi, naturalmente, il fenomeno qua poteva cercare e avrebbe già avuto la risposta prima ancora di scrivere tutto in maiuscolo quel titolo là.
e postare e far perdere tempo, diciamo, ai moderatori. Poi, naturalmente, per dare le risposte è opportuno che le istruzioni siano chiare, che siano certe, no? Ma prova a fare così, magari funziona, perché quella non è una risposta, è un commento. E bisogna citare le fonti riportate e formattare bene. Quando sarà il momento, potrete moderare. E vi segnalo quella che è un'altra frase che trovate nella documentazione di Ask Ubuntu, che i gestori hanno scritto chiaramente: noi non gestiamo questo sito, è la community che lo gestisce. Quindi questo dà una responsabilità e anche delle possibilità alle persone che partecipano, quindi di essere intelligenti e di portare dei contributi positivi. Quindi, per concludere, fate delle domande, scrivete delle risposte se le conoscete e quando arriverete a una certa quantità di punteggio potrete accedere alla moderazione. Diversi strumenti a seconda del punteggio, è soprattutto importante controllare i post degli utenti nuovi, eventualmente votare per chiudere le domande che sono inappropriate o che sono off topic, per esempio se parlano di Mint o di altre distribuzioni che non sono Ubuntu, o se sono doppioni. E infine godetevi dei contenuti di qualità, perché quello è l'obiettivo finale di Ask Ubuntu. Bene, se avete qualche domanda, sono le 16:23, quindi c'è ancora un po' di tempo. Sì? Non uso Ubuntu di solito, che sono legato a Slackware, Debian e altre cose. Però qualche volta ci sono delle condizioni per cui devo usare Ubuntu e a volte ho trovato questa comunità estremamente efficace. Il motore che sta dietro la gestione del sito è open source e disponibile? No, però ce ne sono altri di simili. Per esempio, la versione italiana di Ubuntu Italia, che è chiedi.ubuntu-it.org, usa, credo che sia OSQA, oppure la versione nuova che ha un altro nome che non mi ricordo, che è stata forcata, che funziona praticamente allo stesso modo. Stack Exchange è una sorta di sito. Un po' come blogger, cioè tu ti registri e crei la tua community, come tu creesti un blog usando una piattaforma social network praticamente. Quindi non è un software che si installa sul proprio server, ma si entra nel network e si utilizza facendo domanda di avere una community. La community viene testata in beta testing per un tot di tempo con gli utenti controllati e poi viene creata. E questo è Ask Ubuntu come è stata creata. Ci sono comunque dei software liberi che simulano questo comportamento, cioè OSQA, che mi viene in mente adesso, e ce ne sono un paio di altri che francamente non ricordo il nome, però ce ne sono almeno due o tre. La domanda era fondamentalmente chi c'è dietro? Stack Exchange è un'azienda che fa quello di lavoro praticamente. Cioè, le community hanno alcune, non tutte in realtà, ma alcune hanno dei ban semplicemente. Che poi loro tra l'altro hanno scritto chiaramente: se usate gli adblocker non ci interessa. Cioè, tanto loro non li cambia tanto, quindi si può navigare tranquillamente con l'adblocker attivo, non si vede nulla, si vede solo la community. Però i banner li mettono abbastanza in modo non invasivo. Poi Stack Overflow c'è tutta la parte di jobs che quindi attira un sacco di persone perché le aziende postano le offerte di lavoro per sviluppatori software e quindi tutti vanno là a vedere se ci sono offerte. E quindi quello genera un sacco di revenue per i banner principalmente. Ecco. Ci sono altre domande? È un attimo che arrivo al microfono. Un po' Ubuntu, un po' tutte le distribuzioni, no? E mi trovo molto bene a comprare il mensile che viene fatto di Ubuntu Facile. E quello lì mi ha aiutato molto ad essere più autonomo rispetto ad altre distribuzioni che altrimenti o devo aspettare un anno per chiedere qualcosa di Debian oppure di altre distribuzioni, insomma. Ok, va bene. E ci sono altre domande? Se no vi lascio all'ultimo tour. Va bene, grazie a tutti.